se non ricordo bene, e non ricordo bene, cioè se ricordo male e ricordo male, adesso faccio mente locale, questa è la mente, questa è il locale, vado un po' con la memoria fotografica, qua c'era il letto con un daino che biascicava, lì c'era un comodino con sopra un bicchiere d'acqua e dentro l'acqua una dentiera del daino. Ecco perché biascicava. Adesso devo fare mente locale. Qui c'era un uomo nudo che rideva, accucciato. Questo non me lo ricordavo. Il letto era... Il cane era qui, qui c'era il cane, che era poi il posto dell'incudine. Infatti l'incudine era sopra il cane, che adesso non era un cane ricco, lo chiamavano povero cane. Un cane che non aveva un bell'aspetto. Pensavo sempre, ma se il bel aspetto non fosse altro che una meravigliosa attesa, cioè aspetto che migliori, pensavo. Non era un cane grande, non era un cane, era un cane piccolino, me lo ricordo. Tant'è che abbiamo scritto sul cancello, adesso con la memoria fotografica mi viene in mente, non abbiamo scritto attenti al cane, abbiamo scritto attenti al come, non attenti al cane. Perché l'altro quando passava vedeva il cane piccolo, aspetta che il cuore scavalcava e appena andava al cancello gli cadeva in testa un'incudine perché il cane con un gioco di carrucole si era organizzato, quindi era attenti al come, non attenti al cane, cioè, era come essere organizzato che faceva la differenza, non era tanto la bestialità dell'animale. Era un cane che non era un cane da guardia, un cane da cieco, un cane da tartufo, o un cane da... era un cane da guarda, cioè lui ti fissava e non faceva altro. Il ladro che riusciva a scavalcare il cancello entrava in casa, rubava tutto e il cane lo fissava continuamente. Non abbaiava, non mordeva, non correva, non faceva niente. I ladri rubavano, andavano via, poi tornava indietro, uno di solito diceva, voglio sapere, ma cos'hai da guardare? Allora l'altro diceva, scappiamo che arriva la polizia, ma voglio sapere, ma perché mi guarda? E li arrestavano, quindi era attenti al fuoco. Non attenti al cane. È la modalità che faceva, è il modo, non il modo. Il cane restava così, dice, guarda che sono andati via, poi muove, tiro il osso, poi dice. Il cane me lo ricordo ancora, mi ricordo dov'era, adesso faccio mente locale, qui c'era un altro uomo nudo, accovacciato, cominciano a essere in tanti, non me ne ricordavo. Ah, qua c'era l'acquario, un grande acquario che poi è caduto, mi ricordo il giorno che è caduto, nell'angolo c'era la spigola piantata, là. E attaccata al muro coloretto c'era l'origlia, era lì l'origlia, il pesce che ascolta, mi ricordo. Non era bello da vedere, roba da prenderci paura. E penso sempre, ma perché uno che prende paura non la porta via? Hai preso paura? Portala via, non lasciarla lì. Se passa qualcuno, prende anche le paure, non è giusto. Questo pensavo, era proprio tra me e me. Dov'era? Ah, qui c'era la lavagna, me lo ricordo, la lavagna delle ingiustizie. Comprare un chilo, un etto, comprare un centimetro, un metro, cioè due pesi, due misure. E c'era scritto anche, faccio mettere locale, c'era scritto comprare un fico secco, che non era facile comprare un fico secco. Uno entrava nel negozio, buongiorno, desidero un fico secco, allora mi lasci lavorare perché oggi ho molta gente. Era così, non si riusciva a comprare un fico secco. Mi ricordo che sotto c'era scritto anche comprare un cavolo, che più o meno era comprare un fico secco. Entravi sempre nello stesso negozio, cioè desidera un cavolo, dice, allora si vede che venite tutti da me oggi. Se ne vuoi comprare due di fico secchi, va bene, due cavoli, ma un cavolo, un fico secco non ce la fa, è difficile. È lo stesso problema che aveva l'idraulico, quando entrava in certi negozi diceva desidera un tubo, vuole dove finisce qui, però io pensavo, adesso faccio mente locale, pensavo all'uomo di Neanderthal, all'uomo primitivo, la prima volta che vide per terra questo bastone di legno e disse agli altri, correte, correte, guardate cosa ho visto, cosa hai visto? Una massa! Perché
c'hai chiamato? Perché ci chiami per niente? Cosa stavate facendo? Niente, ci chiamavamo un cavolo, però niente, niente. Mi ricordo bene il camino dove... Ah, il camino partiva da qui, l'avevo fatto partire da qua il camino, si chiamava camino proprio perché io ci volevo andare sotto. Il fuoco l'avevo messo qui, però il camino, la parte del camino dove si poteva camminare era questa qui. E sopra il camino tutti i libri di una vita, la libreria di una vita, mi ricordo i libri, me lo ricordo, c'era Spenta, Storia di una lucciola morta, mi ricordo Popo White, La merda bianca, in odore, in colore, in sapore, me lo ricordo. Mi ricordo Tetano, il dio della ruggine, che andava a caccia di scarafaggi volanti, di scarafaggiani, me lo ricordo ancora. E qui cosa c'è? Enciclopedia, guida, propedeutico, filosofico, prontuario, antropologico, questa non me la ricordo però. Enciclopedia, guida, prontuario, propedeutico, filosofico, antropologico e pratico, questa non è mia però, mi ricordo della mia vita. Con appunti, esercizi, basi, istruzioni su tutto lo scibile, anche se non ha nevicato, e su concetti, dottrine, argomenti, tesi, idee di tutti i saperi, i saperi geruti, i sapremo futuro. Un compendio trattato e ritrattato, aggiornato, poi cambiato, adottato a tutte le scuole di pensiero, 120 volumi da una pagina, disponibile anche su bordo pagina, con 120.000 illustrazioni inedite, inutili, di difficile consultazione, sfocate, ma omnicomprensive, di un'importanza assoluta che parla dall'allusivo fino all'inventato, dall'impossibile fino al mavalà, in ordine non alfabetico, ma estico caotico. Alla portata di nessuno in particolare, ma consigliato e ideale per chi ha ideali, mortale per chi ha un anno, pretestuoso per chi vive in una chiesa, un tomo da non cavarci piedi, non cavarci piedi proprio per provare a camminare nella sapienza cosmica con sfumature universali, numero zero inedito dalle edizioni precedenti, perché questa edizione ha detto noi non lo pubblichiamo, copia, prova, omaggio, bozza, incompiuta, minuta, rilegata a un palo, perché la terza volta ce la portavano lì, contenente 1000 schede pratiche su come sapere cosa pur non sapendo quando e perché. Due lenti di gradimento per scegliere gli argomenti preferiti, uno diario, lo diario serve proprio per cercare qualcuno da non sopportare giorno per giorno, un paio di occhiali per sordi presbiti che se giri la testa velocissima fanno il 2-1, quattro cartine di caramella per sapere in quale città le hai perse, un filo di Arianna e un segnalabro per ricordarsi le ultime parole dette. Iniziato a stampare ogni giorno che Dio manda sulla terra, poi pulito dalla terra, se no nessuno riusciva a leggere. Capitolo 2, contenente appendice, che nega il capitolo 1 e nega anche l'appendice. Nega anche il capitolo 2. Praticamente parte da una negazione, vedi? Però non è fatta male. Sotto la A c'è proprio consolato degli insetti. Sotto la A c'è consolato degli insetti. Se inavvertitamente entra nella vostra macchina una mosca a Trieste e voi arrivate fino a Zara senza aver mai aperto il finestrino, quando la mosca esce, cosa fa? Dove va? Chi incontra? Chi conosce? Consolato degli insetti, vedi? Tutti gli indirizzi dell'esterno, con gli alberghi, con il posto. Comunque non è fatta male, eh? Vedi però, c'è anche la foto della mosca, vedi? Ma esatta, la vedi? Interessante, vedi? Sembra che tu parta con un'idea di questo genere, poi sotto la U c'è il figlio che uccide il padre perché è innamorato della madre. Sotto la U c'è il figlio che uccide il padre perché è innamorato della madre. Cosa succede? Cosa fa poi? Vedi complesso di Edopo. Ecco, vedi che anche però, prima volta che sento il complesso di Edopo, vedi? Edopo si chiede, l'enciclopedia. Prima ipotesi, chiede scusa. Cioè. Seconda ipotesi, trova una scusa e rinviato da Trieste a Zara.